mio canale e continueremo sempre con gli argomenti. Sempre segnali di pericolo, siamo giunti alla quarta scheda. Quindi quiz patente AM per argomento, segnale di pericolo, primo capitolo, quarta scheda di 9. Ok. Il segnale raffigurato permette la fermata dei veicoli sulle strisce purché rimanga spazio sufficiente per i pedoni. Falso, il codice della strada impone che vi è dato sia la sosta che la fermata sulle strisce proprio. Quindi non dobbiamo creare intralcio, quindi è falso. Il segnale raffigurato previsto di norma a 150 metri una doppia curva pericolosa. È vero, la prima a sinistra. Il segnale raffigurato previsto una strada deformata. Assolutamente no, questa è una cunetta, non è una strada deformata. In presenza del segnale raffigurato si deve mantenere la destra. Sì, diciamo di sì, perché manca la visibilità e non c'è troppo spazio, quindi è una curva, quindi bisogna mantenere sempre la destra. Il segnale raffigurato previsto una salita seguita da una discesa che limita la visibilità. Certo, prima si sale, punto critico, e poi si scende, quindi è un dosso, vero. Il segnale raffigurato in caso di forte vento comporta il pericolo di sbandamento dei veicoli, certo. Il segnale raffigurato è un divieto di svolta a destra, assolutamente no. È anche una strada, diciamo così, obbligata, perché è un tratto di strada pericoloso per curva pericolosa a destra. Qui non è un divieto di svolta a destra, noi dobbiamo andare proprio là. Segnale raffigurato previsto un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato. No, questa è una semplice discesa, quindi una discesa pericolosa del 10%. Il segnale raffigurato consiglia di rallentare per evitare l'urto con massi caduti sulla strada. Sì, una probabilità di trovare dei massi di qualsiasi dimensione già presenti sull'asfalto. Oppure che possono piovere, quindi all'improvviso cadono dalla parete rocciosa. Quindi è vera. Il segnale raffigurato previsto un passaggio a livello con barriere. Assolutamente no. Questo qui, se vi rammentate, era senza barriere, quindi troverò la croce di Sant'Andrea. Il segnale raffigurato previsto un incrocio con obbligo di svolta a sinistra. I segni di pericolo non sono d'obbligo, prima cosa. Non sono di prescrizione, ma indicano il pericolo da adottare. Quindi il pericolo da presegnalare e adattamenti per evitare il pericolo. Qui non è un obbligo di svolta a sinistra, è una curva pericolosa a sinistra. Il segnale raffigurato previsto un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta. Vero, perché qua prima si scende e poi si sale. Se si allaga si verifica anche l'aquaplaning. Quindi è vero. Il segnale raffigurato previsto un tratto di strada in cattivo stato. Vero, questa è la segnale della strada in cattivo stato. Quindi è vero. Il segnale raffigurato richiede di usare la massima prudenza. Vero. Passaggio a livello senza barriere. In presenza del segnale raffigurato è necessario fermarsi se sono in funzione le due luci rosse lampeggianti. E certo, perché accompagnato dal suono acustico arriva il treno. Questo è quello là con barriere e semibarriere. Il segnale raffigurato previsto a 150 metri una curva pericolosa. Certo, è un segnale di pericolo. Il segnale raffigurato previsto un tratto di strada con visibilità limitata. Certo, manca la visuale perché c'è una curva. In presenza del segnale raffigurato è necessario fermarsi se provengono veicoli dal senso opposto. È necessario fermarsi. No, questa è solo una strada in cattivo stato. C'è lo spazio, è solo che la strada non è buona. Quindi bisogna solo rallentare. Il segnale raffigurato può preavvisare pericolo di caduta nella cunetta laterale. Certo, non c'è il terreno di contenimento, quindi la macchina, il ciclomotore che sia, potrebbe sprofondare e andare a finire su una cunetta in senso laterale, o un dirupo, cioè un burrone. Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di una scuola frequentata da bambini. Certo. Quindi è vero. In presenza del segnale raffigurato è necessario fare particolare attenzione ai movimenti improvvisi dei bambini. Vero? In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che in discesa. Certo.
Il segnale raffigurato con gli opportuni pannelli integrativi, perché questi vengono influenzati dalle condizioni meteo, neve, ghiaccio o pioggia, strada sdrucciolevole, preavviso una strettoia. Assolutamente no, non è una strettoia, ma una strada sdrucciolevole. In presenza del segnale raffigurato è necessario sorpassare se provengono veicoli dal senso opposto. Allora. È necessario sorpassare se vengono veicoli dal senso opposto, così andiamo contromano. Falso. Però, se voglio fare un sorpasso, lo posso fare, ma no quando vengono giusto giusti i veicoli dal senso opposto, perché a differenza del dosso, questa è una cunetta e abbiamo la visuale. Però è falsa, perché se vengono i veicoli dal senso opposto, ovvio che no. Proseguiamo. Il segnale Croce di Sant'Andrea è posto nelle immediate vicinanze del binario. Certo, sta proprio sul posto questo. Il segnale raffigurato previsto un attraversamento ferroviario senza barriere. No, è un impianto semaforico. In presenza del segnale raffigurato è necessario assicurarsi che non ci siano treni in arrivo sia da destra che da sinistra. Certo, e assicurarsi che le luci siano spente. In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare se la strada ha una corsia per ogni senso di marcia. Certo, una corsia per ogni senso significa una che va e l'altra che viene. Sarebbe due corsie a doppio senso e quindi è vietato. Il segnale Croce di Sant'Andrea è posto in prossimità di un passaggio a livello. Certo, quale? Quello senza barriere. Ultima domanda. In presenza del segnale raffigurato è necessario aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede. Ed è vero, perché diciamo così, è una discesa, aumenta lo spazio di frenatura, più probabilità di andare a finire addosso e quindi aumentando la distanza di sicurezza si evita l'impatto con quello che abbiamo dinanzi, cioè il veicolo che ci precede. Se diceva che segue era falso, eh? Ok, correggiamo questa scheda. Zero errori, ragazzi. Ok? Mi raccomando, iscriviti al mio canale, lascia un messaggio, un bel like e ci vediamo alla quinta scheda di 9. Perché per finire questo percorso, vedete, dobbiamo fare ancora altre schede. Quando raggiungiamo 9, abbiamo terminato i segnali di pericolo. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buon proseguo.